con la prima guerra mondiale l'Europa constata l'inizio del suo declino. Ci sono nuove potenze che iniziano ad affacciarsi, si comincia a percepire l'importanza degli Stati Uniti. Il viaggio di Wilson in Europa subito dopo la guerra sarà un grande trionfo, che però indicherà come c'è un nuovo grande protagonista, che è quello che in qualche modo detta la gente, detta l'agenda. E i 21 punti di Wilson sono la carta fondante della Società delle Nazioni, dalla quale peraltro per il finire della storia verranno esclusi i nuovi Stati Uniti, Russia e Giappone. Il Giappone ci entrerà poco dopo, ma comunque, il che naturalmente depotenzierà fortemente la Società delle Nazioni, ma comunque l'Europa inizia a constatare di non essere più il mondo, comincia anche a prendere atto in alcune zone che va ridiscusso il rapporto coloniale. Per la verità ancora c'è un'inquadratura coloniale, tant'è vero che i territori strappati all'impero ottomano verranno affidati con mandato fiduciario a Francia e Inghilterra. Ma in ogni caso inizia ad esserci una prima sterzata. L'Europa soprattutto si leccherà a lungo le ferite, il numero di morti, di invalidi, eccetera. Su queste rovine fumanti partirà il primo tentativo, quello di Richard Kudenov-Kalergi, che era un diplomatico austro-ungarico, per la verità figlio di un diplomatico austro-ungarico, che aveva sposato una giapponese. Lui era nato a Tokyo durante il periodo in cui il padre si trovava all'ambasciata austro-ungarica a Tokyo. Però devo dire che al di là di questa ascendenza, Kudenov-Kalergi fu fino all'ultimo un nobile austriaco, poi austro-ungherese, poi allo scioglimento dell'impero prenderà la cittadinanza cecoslovacca. E qui ci sarebbero alcune considerazioni da fare sul perché proprio cecoslovacca. Dopo l'annessione della Cecoslovacchia al Reich tedesco, la zona dei Sudeti e il protettorato sulla Cecoslovacchia, si trasferirà prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Nel immediato dopoguerra scriverà un libro, Paneuropa, in cui comincerà a ipotizzare, ma qui l'unico modo per uscirne è piantarla con le guerre intereuropee. Come? Attraverso la costruzione di una sorta di confederazione europea. Attenti, perché è un progetto molto particolare da non confondere con altri. Kudenov-Kalergi non intende cancellare le identità nazionali, per niente proprio, neanche gli stati nazionali. Non intende creare una identità europea sostitutiva di quella di ciascuna nazione. Intende più semplicemente fare una costruzione istituzionale, diplomatica, che in qualche modo assegni difesa e politica estera a una super autorità europea, che quindi disarmi in qualche modo i singoli stati fra di loro e assegni una volontà comune. Ma è una costruzione tutta diplomatica. Nessuno parla di Europa dei popoli. Questo non c'è. C'è l'idea di una costruzione di politico-diplomatica che assegna all'Europa una relativa sicurezza interna. Su questo cammino lui cercherà interlocutori, non ne troverà molto, parlerà anche con Mussolini nella speranza di trovare un interlocutore sensibile, non lo troverà, parlerà anche con il primo ministro tedesco dell'epoca. Troverà orecchie attente soltanto in Aristide Briand, importante uomo politico e presidente del Consiglio francese, che sarà il suo portavoce. Nel 26
riunirà la prima conferenza del movimento paneuropeo, alla quale parteciperanno essenzialmente intellettuali come ad esempio Albert Einstein, ma anche altri intellettuali importanti, del Thomas Mann, per dirne un altro. Ma la cosa si fermerà abbastanza lì, non avrà grandissimi sviluppi se non la nascita di una sorta di conferenza interparlamentare, dalla quale molto più tardi, dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50, nascerà la prima ipotesi a bozzo di Parlamento europeo, che diventerà poi l'attuale Assemblea di Strasburgo. E questa è la prima corrente di pensiero, una corrente confederalista che mantiene l'identità degli stati nazionali e assegna un ruolo centrale. L'eroe eponimo di questa costruzione è la diplomazia dei singoli paesi. Quindi un progetto poi sostanzialmente unitario. La seconda corrente si affermerà verso la fine della seconda guerra mondiale, la corrente federalista, che prenderà le mosse dal manifesto di Ventotene, scritto al confino di Ventotene da tre antifascisti, Eugenio Colorni, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che postuleranno invece l'idea a se qui l'Europa che si rifonderà dopo. Attenzione, loro scrivono fra il 41 e il 44, non essenzialmente reso nel 41, anche perché poi dopo il 44 Colorni morirà e quindi tendenzialmente rimarranno soltanto Spinelli e Ernesto Rossi. Tendenzialmente, dicevo, è precedente alla resistenza il manifesto, anche se poi viene di fatto rimodificato mentre inizia a manifestarsi il movimento resistenziale, e già si individua in qualche modo una sorta di rivoluzione europea, una rivoluzione antifascista, al termine della quale sarebbe nata una nuova Europa, non più basata sugli stati nazionali, un'Europa dei popoli, quindi non confederale, ma un'Europa federale, che abbia tutte le strutture di uno Stato democratico, un Parlamento, eccetera, direttamente espresse dal popolo europeo. Quindi un Parlamento direttamente eletto dal popolo, con un governo che risponde a un Parlamento eletto dal popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Una sorta di Stato unico europeo. Ecco, il modello federalista di Colorni, Spinelli e Rossi è un modello che non mantiene gli stati se non in una forma attenuata, una cosa intermedia per capirci, fra i land tedeschi e gli state americani, ma più vicina ai land che agli state. Quella americana è una confederazione forte, e non è la confederazione lasca che aveva in testa Kurenov Kalerji, è una confederazione con una centralità forte nel presidente, che è appunto una presidenza imperiale, si dice. Spinelli e Colorni pensano essenzialmente ad una federazione che dia uno Stato europeo, non una confederazione di Stati, uno Stato europeo. Ed è l'anima più democratica, più rivoluzionaria. Pensano a una grande confederazione di tutti i partono dall'idea, distinguiamo i reazionari dai democratici. Sì, poi ci sarebbero i comunisti che non sono proprio democratici, però possono essere amici nella lotta contro i reazionari. Per reazionari si intende fondamentalmente fascisti, nazionalisti, eccetera, questa ala proprio di destra, cattolici iperconservatori, come potrebbero essere stati cattolici spagnoli per esempio, ma in fondo parafascisti come nel caso dell'Action Française di Morin, e in qualche modo l'appello all'unità antifascista che va dai liberali conservatori, o diciamo come potrebbe essere il nostro Luigi Einaudi, fino ai socialisti, e loro includevano anche gli anarchici. Rossi e Spinelli, gli anarchici non si ritenevano inclusi in questa cosa, però queste cose sono sempre un po' così. I comunisti
erano considerati non democratici, erano tendenzialmente considerati sorta di giacobini che usano il proletariato, ma che in realtà poi tanto democratici non sono, però un po' ci si può discutere. L'idea è di una grande confederazione dei democratici che fa una rivoluzione democratica ed europeista. Basta con la linea di frattura fra democratici e reazionari e lo Stato nazionale. L'idea che, ecco, c'è questa identificazione fra Stato nazionale e nazionalismo. A mio avviso un'idea piuttosto confusionaria, ma comunque, siccome non sta bene parlare male di Garibaldi, voi lo sapete che di Garibaldi non si può parlare male, si può parlare solo bene, e nel nostro politicamente corretto ci sono delle icone di cui non si può parlare male. Fra queste, per esempio, Pertini, come fai a parlare male di Pertini? Si può parlare male di Pertini? È stato uno dei peggiori presidenti più anticostituzionali della storia dell'Italia repubblicana, però era tanto simpatico alla gente, non si può parlare male di Pertini. Allo stesso modo, puoi parlare male di Spinelli, ma dai, non sta bene. Colorni, vabbè, è il martire. Rossi è il meno conosciuto. Poi Rossi è tendenzialmente un giornalista. Spinelli è stato l'uomo che ha dedicato tutta la sua vita all'ideale europeista, che ha sacrificato tutto all'ideale europeista fino alla sua morte in età di anni 80, e per cui non se ne può. Pensate che se ne deve parlare tanto bene che ci dobbiamo sorbire anche la figlia al Parlamento europeo, perché il nome del fatto che si chiama Spinelli. Non ci sarebbero altri meriti. Ora, detto questo, capite che Spinelli, il manifesto di Ventotene, è un po' il passaporto che ha sdoganato l'idea di Europa rispetto alla democrazia. E perché l'idea di Kudenhove-Kaleb è un'idea tutta elitaria, era un'idea tutta. Mentre invece questi parlano di rivoluzione nazionale, ripeto, secondo me le idee erano un po' confuse, ma il manifesto di Ventotene è una specie di testo sacro su cui ogni progressista deve giurare, e quindi in qualche modo l'ideale federalista ebbe un certo successo. Ci fu un dibattito fra federalisti e confederalisti subito dopo la guerra, che durò per una decina d'anni. Mentre sull'Europa si tessevano giochi estremamente spregiudicati, De Gaulle, che era diventato il capo del provvisorio del governo francese dopo la fine della guerra, tentava di costruire un asse franco-inglese e su quello di realizzare un'egemonia francese sull'Europa continentale. Churchill faceva il tifo per l'Unione Europea, ma era talmente sordo a quello che diceva De Gaulle, perché pensava sostanzialmente, gli inglesi poi in questo sono molto bravi, nella serie del bisogna fare l'unità europea, fate l'unità europea, noi ci riserviamo un ruolo di tramite fra l'Europa Unita e gli Stati Uniti. Gioco inglese, il gioco geopolitico inglese è sempre stato un gioco molto individuale di cerniera, dove in qualche modo l'identità inglese si gioca su tre cerchi che in qualche modo si intersecano: il cerchio europeo, il cerchio atlantico della cosiddetta del gruppo dei paesi in lingua inglese, il gruppo UCUSA, cioè Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, il blocco di lingua inglese, e il terzo blocco è quello, il Commonwealth, la comunità ex coloniale inglese. Loro non hanno mai rinunciato a questa identità triplice e plurale, ho sempre giocato di volta in volta. Per cui si vuole l'idea di andare a fare il supporto ai francesi, ma chi se ne frega, voi fate l'unità europea, perché in questo gioco noi siamo avvantaggiati. Come vedete, inizia una serie di giochi politici estremamente spregiudicati sull'idea d'Europa, che ciascuno declina un po' a modo suo. Poi parleremo della terza corrente che nasce. L'idea qual è?
Intanto, scusate, abbiamo detto all'inizio una cosa, che l'Europa non sappiamo neanche bene esattamente geograficamente cos'è, e non sarebbe la prima volta. Le unità geopolitiche non nascono come Minerva armata dal cervello di Giove, tutti insieme, ecco qua, la Russia è diventata la grande Russia zarista, lo dicevo a lezione oggi, ma solo da un certo momento in poi. All'inizio la Russia è un principato estremamente limitato che si stende verso la Moscova, poi man mano comincerà a ingrandirsi, comincerà a conquistare il cuore interno della Russia e poi a spingersi verso Europa con la conquista della Bielorussia, dell'Ucraina, eccetera, poi la Georgia verso sud e poi man mano la parte transuralica. Ma non è che ci sia mai stata una Russia da Vladivostok a Kaliningrad, da lì, no, è un'unità geopolitica a cavallo per di più di una catena come quella degli Urali che si è costruita storicamente. Quindi le unità geopolitiche non sono. L'India, se volete, ha dei suoi confini naturali che la collana del Karakorum, la catena del Karakorum, eccetera, poi la dimensione peninsulare, sì, ma insomma non è che proprio ci sia, ed è già un contesto un po' più identificabile geograficamente, ha una sua forma, ma in realtà anche lì l'unità geopolitica indiana, bisogna farne di strada. Allo stesso modo l'Europa, non c'è mai stata un'Europa di cui puoi dire inizia qua dagli Urali e finisce a Lisbona. Questa è un'idea di Europa che per esempio è quella che lancerà Mazzini nell'Ottocento, unità dell'Europa dall'Atlantico agli Urali. Quindi dovevi spaccare a metà l'impero russo, che non era tanto d'accordo a farsi spaccare. Cioè, noi ci dobbiamo dividere per unirci con una, ma perché? E quindi in qualche modo di volta in volta c'è un disegno che corrisponde a un progetto di natura geopolitica. Nello specifico, dopo la seconda guerra mondiale, cioè mentre Kudenov-Kalergi lasciava sostanzialmente tutti gli stati europei, meno che i russi, quelli non erano cattivi, i bolscevichi non c'entrano niente, sono anche un po' asiatici, non ci sta bene, ma invece tutto il resto degli stati europei, anche Europa orientale, erano considerati all'interno di Pan-Europa. Perché l'abbandono del termine Pan-Europa? Perché dopo la seconda guerra mondiale l'Europa è spaccata in due, c'è la cortina di ferro che va dal Mar Baltico fin giù all'Adriatico, tagliando tutto il pezzo sostanzialmente slavo ortodosso o comunque, diciamo, dalle repubbliche baltiche alla Polonia, un pezzo anche di Germania, poi la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Jugoslavia, l'Albania, la Romania, la Bulgaria. Questi no, sono paesi satelliti di Mosca, quindi non possono rientrare nel nostro disegno, non possiamo parlare di pan-Europa, cioè di costruzione di tutti gli europei. Insomma, un po' difficile, può anche essere che dici che i russi non sono europei, sono mezzi asiatici, con qualche capriola ce la fai. E va bene che anche gli ucraini in fondo stanno con gli asiatici, vabbè, pazienza, ma insomma, negare il carattere europeo della Polonia, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria che stava con l'Austria fino a qualche anno prima, era piuttosto complicato negarlo. Allora, no, quelli sono europei, ma non possono stare nella nostra unità. La nostra unità è quella dell'Europa occidentale, infatti il progetto che nasce è l'Unione Europa Occidentale, la UEO, perché quando in una delle conferenze internazionali il delegato russo chiederà ma perché state facendo questa cosa strana, la risposta del primo ministro belga Spak, uno dei grandi protagonisti del progetto europeo, fu: perché abbiamo paura, perché ci fate paura. La Unione dell'Europa Occidentale
nasce su un progetto di difesa dal nuovo nemico, la Russia. E quindi il passo successivo cos'è? Prima c'è il patto di Londra, poi c'è il patto di Bruxelles per cui si uniscono, e poi c'è il patto NATO. L'alleanza, tutto viene costruito su un disegno geopolitico di alleanza fra l'Europa occidentale e gli Stati Uniti, la partnership euro-atlantica, in funzione schiettamente anti. Anche qui con dei pasticci, con dei problemi, perché per esempio, che facciamo dei paesi fascisti? Portogallo e Spagna, diciamo la verità, sono un po' fascisti, cioè non è che... Allora, la Spagna è proprio no, impresentabile, anche perché la Spagna ha fatto l'errore, non è entrata in guerra, ma ha spedito una divisione, la divisione Azul, a combattere in Russia insieme a tedeschi e italiani. Questo non sta molto bene, quindi la Spagna non la possiamo liberare. C'è il Portogallo, sì, sono un po' fascisti, però primo sono sempre stati filo inglesi, non hanno partecipato alla guerra contro la Russia, la loro neutralità strizzava l'occhio agli occidentali e soprattutto il buon presidente Salazar pensò bene a una riforma dell'Estato Nuovo che prevedeva il fatto che ogni tanto un'elezione del presidente si potesse fare. Naturalmente lui aveva vinto l'elezione prima delle votazioni, questo sarà san dire, però era quello, erano elezioni totalmente truccate, che più truccate di così non si può, tant'è vero che lui aveva un partito organizzato, gli altri non potevano organizzare un partito, potevano semplicemente presentare una candidatura. L'unica volta che ci fu, no, non dico il pericolo che c'è, no, diciamo sciocchezza, non esiste, fu il generale Delgado, Umberto Delgado, che rappresentò il pericolo di un'opposizione di qualche consistenza, non vincere, ma che insomma potesse dire no, in Portogallo c'è un'opposizione non irrilevante. Sì, e la cosa si risolse facendo rapire e uccidere il generale Delgado, che così il problema si risolve. Quindi come vedete un'interpretazione della democrazia piuttosto così originale, però era quello che bastava per includere il Portogallo in che cosa? Non nell'Unione Europea, perché gli europei in materia di fascismo sono sempre un po' più schizzinosi. No, li includiamo nella NATO. E infatti il Portogallo faceva parte della NATO. La NATO c'ha una carta che prevede esplicitamente, esattamente come l'Unione Europea, il carattere democratico degli Stati. Per cui una doppia capriola di no, ma sono quasi democratici, sono nei pressi. E quindi così il Portogallo va dentro, però non fa parte dell'Europa. Allo stesso modo l'Europa non faceva parte della Grecia, che però verrà messa nella NATO. Quindi anche qui è un pasticcio, l'Europa nasce su sei paesi. Italia, Francia, Germania e i tre paesi del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo. L'Inghilterra all'inizio non ci sta per volontà sua, dopo non ci sta perché i francesi, il generale de Gaulle, vendicandosi dell'insensibilità inglese di 10 anni prima, pose costantemente il veto. Gli inglesi e gli inglesi fino al 74 resteranno fuori. Gli scandinavi nel complesso avevano fatto scelte di tipo neutrale, alcuni di loro, Danimarca e Norvegia, facevano parte della NATO, la Svezia no, rimasta neutrale fino all'ultimo, Finlandia e Austria non potevano per il trattato di pace far parte di alcuna organizzazione multilaterale, dovevano per forza avere al massimo trattati bilaterali, quindi non potevano. La Grecia, Spagna e Portogallo, l'abbiamo detto, erano un po' impresentabili, per cui all'inizio l'Europa sono quei sei. Nel 74 ci sarà il primo allargamento, ma prima di arrivare all'allargamento che cosa succede? L'ipotesi federalista gioca la sua carta strategica sul fatto di dire beh, prima di tutto unifichiamo difesa e politica estera. Alla UEO, che è l'unione politica, affianchiamo la CED, la comunità
europea di difesa, interna alla NATO, ma insomma un esercito europeo. La cosa verrà clamorosamente bocciata dal Parlamento francese, da un'inedita alleanza fra i comunisti che vedevano nella CED una armata anticomunista, antirussa, e dei gollisti francesi che, nazionalisti, non accettavano l'idea dell'integrazione in Europa. Il fallimento dell'Unione Europea manderà in crisi netta il disegno federalista. Per la verità, il disegno federalista, tanto federalista rivoluzionario come lo sognavano Colorni e Spinelli, non è stato mai, è stato solo in testa a loro questo. Però in qualche modo aveva contaminato, era venuta fuori un'ipotesi a metà un po' fra federalista e confederalista. E però fallisce. Fallita la CED, si teme la disgregazione del tessuto europeo. E qui emerge la terza corrente. Nel frattempo, Jean Monnet, politico e manager europeo francese, che aveva avuto l'idea su cui si era salvato il problema del bacino minerario della Ruhr, costituendo la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, per cui la Ruhr non era più, con i suoi stabilimenti, non era più competenza dei francesi e dei tedeschi, di tutti gli europei. Costituiamo la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui facciamo afferire tutte le imprese, le miniere europee del settore. L'operazione ebbe una sua genialità, riuscì. E Jean Monnet lanciò la terza idea. La terza idea qual era? Ma sentite, visto che politicamente non ce la facciamo a lanciare l'unità, e visto che tantomeno dal punto di vista culturale e linguistico ne parliamo nemmeno dell'idea di darci una lingua comune, facciamo una cosa: cos'è che marcia? Marcia l'idea dell'integrazione, c'è un interesse comune a sviluppare la dimensione economica comune. Bene, allora c'è riuscito per la CECA? Continuiamo. E infatti poco dopo verrà fuori l'Euratom, che è la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e poco prima dell'Euratom il MEC, Mercato Comune Europeo. Per cui fra questi sei paesi non c'erano più dogane, non c'erano più barriere doganali, e quindi c'è un'integrazione, uno scambio di prodotti, una cosa rivoluzionaria per l'epoca, non indifferente. E quindi nasce qui il terzo indirizzo, quello detto funzionalista o istituzionalista. Attenzione, se il primo indirizzo ha come suo protagonista la diplomazia, il secondo sogna come suo protagonista la rivoluzione popolare, il terzo ha come suo protagonista l'anima manageriale, burocratica, il grande, quello che poi man mano andrà costruendosi come la grande tecnostruttura europea, i cosiddetti eurocrati di Bruxelles. Nella proposta di Jean Monnet, questa Europa degli affari, dell'industria, dell'economia, avrebbe fatto da traino, sarebbe stata la locomotiva dietro la quale un vagone alla volta sarebbe agganciato il resto e sarebbe nata l'Europa politica. In realtà che cosa è successo in concreto? In parte dovuto anche alla storia politica del continente, al ritorno di De Gaulle al potere in Francia, De Gaulle che pone una condizione, dice va bene d'accordo, l'Europa non è così cattiva come mi avete detto, in fondo il MEC può andare perché anche noi, i nostri prodotti vanno bene all'estero. Però no, questa idea di cancellarmi le identità nazionali non va bene, faremo l'Europa delle patrie, che era un po' un modo per recuperare le identità nazionali all'interno. Poi De Gaulle a sua volta avrà uno scontro molto forte con gli americani, tenterà di giocare la carta dell'Europa come terza forza, cosa sulla quale nessun altro paese europeo avrà il coraggio di seguirlo, perché capirei
era stato appena istituito il rito della genuflessione all'ambasciatore americano in stanza di ciascun paese, figurati se possiamo rimettere in discussione il dollaro degli Stati Uniti, non se ne parla nemmeno. La partnership euro-americana atlantica è un asse fondamentale della politica estera di tutti i partiti centristi, liberali, socialdemocratici e democristiani, successivamente anche i socialisti e i comunisti si convertiranno a questo credo. Per esempio Enrico Berlinguer nel 76 rilascia la famosa intervista nella quale dirà: beh, in fondo, diciamo la verità, mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Quindi la NATO diventa dogma, non si discute. E quindi comincia a venire fuori un'Europa che cos'è? Non è uno Stato, non è neanche un'alleanza, perché in fondo è un'alleanza all'interno di un'alleanza. Cioè, da un punto di vista politico-militare, il soggetto c'è, l'Alleanza Atlantica e il suo dispositivo militare, la NATO. E non c'è una Europa diplomatico-militare all'interno della NATO. Ci sono singoli paesi europei all'interno della NATO. Persino quando nascerà la comunità dell'intelligence europea, sarà un'operazione complicatissima, perché l'intelligence militare si riuniva a Bruxelles, alla NATO. Ci sarà un tentativo di dar vita a un'intelligence delle polizie, non degli eserciti, ma delle polizie. Beh, vabbè, ma come facciamo? Figurati, la CIA e gli altri, no, c'è Bruxelles. Ma noi vogliamo vederci fra europei. E nasce il Club di Berna. Alla terza riunione del Club di Berna partecipa l'FBI, nota organizzazione europea, state dicendo. E semplicemente che c'era un coordinamento delle polizie che voleva riunirsi separatamente da quello degli eserciti, e quindi hanno fatto una cosa loro, ma in realtà, cari ragazzi, è la stessa formula Europa più Stati Uniti. Quindi non c'è alcuna soggettività europea. Ogni tentativo, ogni sogno di fare dell'Europa terza forza viene stroncato brutalmente. Prima cosa. Seconda cosa è l'unificazione politica diventerà questa araba felice che diventerà la Moby Dick della politica europea. Questo mitico animale, la balena bianca che verrà sempre eseguita mai raggiunta. E in qualche modo si capisce. L'Europa verrà costruita come uno strano libro, il cui primo capitolo è quello di Kudenov Kalergi. Lei viene costruita come raccordo di diplomazie, che sono quelle che in qualche modo poi sfociano nel Consiglio d'Europa e parte nella Commissione, che è un organismo misto. Il secondo capitolo è più consistente, è quello di Jean Monnet, che dopo aver sostanziato cose come la CECA, l'Euratom, eccetera, sarà in fondo il capitolo della BCE, dell'unificazione tecnocratica, finanziaria, monetaria europea. E la copertina di questo libro sarà quella del manifesto di Ventotene. In realtà l'ispirazione democratica di Ventotene, ancorché del tutto irrealistica, sarà un'ispirazione che servirà solo a legittimare un contenuto che è tutt'altro di quello che la copertina dice. L'Unione Europea oggi è solo quello che ci rimane, è solo un aggregato diplomatico-manageriale, monetario, che non ha alcun rapporto né con la dimensione popolare. La cosa che conta di meno in Europa, il Parlamento europeo. Pensate all'ironia della sorte, tutti gli europei, 400 milioni europei chiamati alle urne a votare direttamente e spesso con metodi elettorali di tipo proporzionale, più democratici delle leggi elettorali interne, per eleggere un'assemblea che non conta assolutamente niente, o quasi. In realtà qual è il problema? Quello che avevano pensato Kudenov e poi Jean Monnet
l'Europa che nasce è il compromesso fra l'anima confederalista e l'anima istituzionalista, che usa l'anima federale solo come paravento. Questo tipo di compromesso in realtà non è la preparazione dell'Europa politica. Voi sentite ogni volta il solito rosario: giusto, non abbiamo avuto i risultati, perché ci vuole più Europa. E dici, vabbè, perché non l'abbiamo fatta finora? E ritardi, adesso la facciamo. Quante volte avete letto gli articoli di Ugo La Malfa, del presidente napolitano, di Ciampi, eccetera, che parlavano dell'opportunità di istituire l'Unione, adesso facciamo l'Unione Politica Europea, perché guarda, l'Unione Politica Europea non viene fuori per niente. Perché? Ma per la semplice ragione che questa costruzione non è preparatoria, ma è alternativa all'Europa politica. Perché nel momento in cui tu lasci in piedi le burocrazie nazionali, non aver avuto il coraggio dall'inizio di mettere in discussione questo, poi non so quanto fosse realistico ipotizzarlo, o comunque non aver avuto l'idea di dire, beh, però almeno alcuni coordinamenti facciamoli subito, ha fatto sì che si consolidassero i ceti politici nazionali, per i quali, che alla fine sono quelli che hanno in mano la valvola della diplomazia, per cui ci possiamo spingere fin qui e non di più. Quando è venuto fuori il famoso, quella deve essere la Costituzione Europea, il trattato istitutivo dell'Unione Europea, che era un delirio di 600 e rotti articoli per quasi 700 pagine, una cosa che se veramente fosse diventata operativa e avessimo avuto l'esame di diritto costituzionale su quello, non ci sarebbe stata speranza per nessuno studente di superare l'esame di diritto costituzionale, perché era un tale mattone ricco di eccezioni alle eccezioni, di controcommi, di cose eccetera, pressoché impossibile da studiare e memorizzare. Per fortuna degli studenti europei, il progetto venne sonoramente bocciato dai referendum in Francia, in Danimarca, in Olanda. Stava per andare anche un'altra bocciatura al referendum in Boemia, poi non si è fatto il referendum, era cosa finita là. In realtà, se vi imponete il sacrificio di leggere quel mattone che è stato presentato dai migliori costituzionalisti e dalle teste più fini dei nostri giuristi, come per esempio Giuliano Amato, quale giudice costituzionale, come per esempio Franco Bassanini, teste molto raffinate, che si preoccupavano di dire che questa è una costituzione senza Stato. Sì, no, perché noi dobbiamo rimettere in discussione la dimensione cogente del diritto. È un diritto senza forza. Allora, il diritto senza forza si chiama galateo. Cioè, dici buongiorno, quello non ti risponde, il maritato, ma non è che lo pigli a schiaffi. E quello è un insieme di buoni consigli, di buona educazione. Ma il diritto è un sistema di norme avanti carattere cogente, punto e basta. Non diciamo sciocchezze. I giuristi europei sono riusciti a fare contorsioni bestiali per riuscire a dare una qualche. Pensate che venne pubblicata una collana di libri per illustrare che magnifica operazione era questo trattato, che poi è stato bocciato. Io ancora a casa ho questi 8 libri a cura della Fondazione Basso, che mi sto piangendo i soldi che ho speso per comprare queste cose totalmente inutili, perché poi non. Ecco, allora, se voi vi sottoponete alla sensibilità di andare a leggere quel trattato, vi accorgerete che gli stati nazionali restano che una bellezza, al punto che c'è un problema: come si vota? Si vota per stati nazionali, punto. E come si vota? Maggioranze qualificate, all'unanimità, perché i piccoli dicevano si vota all'unanimità. Vabbè, col voto singolo contrario del Lussemburgo paralizziamo tutto, perché evidentemente i piccoli pensavano a una situazione di mercato
per cui vuoi il mio voto, mi devi dare. No, allora la maggioranza qualificata. Ma di che cosa? Dei voti? Eh sì, dei voti dei singoli stati. Siamo 27 perché nel frattempo erano entrati a blocchi gli altri. Poniamo che la maggioranza qualificata è 16 contro 11. E no, 16 contro 11 è troppo poco. Devono essere 18 contro 9, due terzi. 18 contro 9, di nuovo i piccoli hanno peso, perché per farne 18, i piccoli tu ce n'hai, Portogallo, Spagna, Grecia, Lussemburgo, Belgio, tutto sommato Repubblica Boema, ce n'hai parecchi di piccolini, che quindi Danimarca. No, non si può fare così. Allora facciamo, è in base alla popolazione, quindi la Germania vale per 80 milioni di abitanti, Lussemburgo non vale per niente, 300.000 abitanti non so, fila nessuno, non fa neanche entrare nella sala della votazione. No, allora facciamo una mediazione, la metà dei voti sono sulla base del un voto di uno Stato, la metà in base alla popolazione. Una cosa di un astruso totale, ma comunque il soggetto resta lo Stato nazionale con la sua burocrazia politica. Ed è logico che sia così, perché se il discorso diventa quello del suicidio, perché stai dicendo alle burocrazie nazionali che devono rinunciare al loro potere. Voi a Natale avete mai visto un tacchino che ha fretta di finire in pentola? Io non l'ho visto mai. Ora, questa storia è diventata la storia dell'albero di Bertoldo. Voi sapete che Bertoldo, dopo aver divertito con le sue facezie per tante volte Re Cacasenno, venne condannato a morte. Allora chiese a Re Cacasenno l'ultima grazia, dice: vabbè, devo essere condannato a morte, voglio scegliermi l'albero a cui essere impiccato. E il re sconsideratamente glielo concesse. Dopodiché, il giorno dopo, le guardie portarono in giro Bertoldo che: no, questo albero è troppo basso, questo è troppo alto, questo non ha il colore giusto, questo non ha la vista mare, questo è un albero di castagne, questo è un albero, no, è più cariato, non vedete, quest'altro. Notoriamente Bertoldo morì di vecchiaia perché non trovò mai l'albero a cui gli piaceva essere impiccato. E l'unità politica europea è diventata l'albero di Bertoldo delle burocrazie europee, ma nello stesso tempo è diventata, quindi l'anima Kudenhof-Kalergi continua a contare, perché non è tanto l'anima dei popoli nazione, ma è l'anima degli apparati nazionali, degli stati apparato, che continua ad autodifendersi e ad esserci, le burocrazie nazionali. Dall'altro lato, anche l'anima di Monnet ha contribuito, e guardate che in una comunità europea che non ha un suo vero e proprio Stato, ha un suo vero e proprio governo, ha la commissione, che è questa cosa pasticciatissima, guardate che le burocrazie come quelle della BCE ci fanno Pasqua, fanno quello che gli pare. Le tecnocrazie europee sono completamente sganciate da reali controlli politici, se non controlli molto laschi e indiretti. E quindi mi sapete dire per quale ragione anche le burocrazie europee, le tecnocrazie europee dovrebbero spingere per l'unità politica? Ma non se ne parla nemmeno. Abbiamo fatto nascere campi di interessi antagonisti all'Unione Europea. Non solo, ma gli stati nazionali non solo si sono costituiti, come sempre accade, come sempre è, in spettri di interesse organizzati su basi nazionali, per cui la classe operaia tedesca in cambio di certe cose ottiene certe garanzie salariali, di certe garanzie pensionistiche, cioè quindi ha il suo interesse. La classe operaia inglese ha altro tipo di garanzie, quindi nessuno va a rimettere in discussione, ma questo c'era. No, la cosa più importante è un'altra, che sono nati agganci di interesse fra i singoli paesi ed esterni alla comunità. Pensate al rapporto con gli Stati Uniti,
i paesi che sono più filoamericani, i paesi che sono meno filoamericani. Pensate alla politica energetica. Italiani e tedeschi temono molto più degli altri la rottura con i russi, perché dipendono molto di più dal loro gas. Pensate, in Italia la lobby filorussa chi è? È la destra di Berlusconi. È Berlusconi che riceve ad Arcole Putin e dice: senti, vuoi che faccia io da mediatore? Putin, nella sua saggezza, dice: no, 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 lascia stare, meglio di no. E quindi in qualche modo noi abbiamo questo tipo di lobby, altri no. Pensate per esempio al rapporto col mondo arabo. Italiani e spagnoli sono molto più sensibili di quanto non siano tedeschi, inglesi, olandesi. Pensate ai rapporti con gli Stati Uniti, cioè ci sono, pensate ai rapporti con la Cina, che dividono il mondo europeo per più linee di divisione. Per cui voi capite, per esempio la Spagna è sicuramente molto più sensibile al mondo latinoamericano e anche il Portogallo di quanto non lo siamo noi italiani o i danesi. Quindi in realtà non solo abbiamo blocchi di interesse anche sociali nazionali, ma ogni blocco nazionale si è costruito una sua rete, di una sua proiezione globale diversa dagli altri. Ecco perché le condizioni materiali, politiche per l'unità non ci stanno. Non c'è un'identità europea, voi provate. Facciamo, io ho il test che ogni tanto c'è questa rete. Ma gli europei si sentono più europei o più italiani, tedeschi, francesi? Io ho il test scientifico esatto per misurare il tasso di adesione europea dei cittadini. Organizziamo una partita di pallone fra la Germania e l'Europa, o fra l'Italia e l'Europa. Andiamo allo stadio e vediamo per chi fanno il tifo. Voi credete che i tifosi della squadra Europa Spa siano morti? Io sono convinto che ciascuno continuerebbe a fare il tifo per la propria squadra nazionale. E ho scelto non a caso il calcio, il tifo calcistico, perché è una di quelle cose in cui lo vedi più immediatamente il comportamento. In realtà, guardate, l'identità europea è costruita su una serie, ora, vabbè, i simboli sono sempre costruzioni artificiali, siamo seri. Quindi, vabbè, l'immaginario è sempre un papocchio artificiale, però ragazzi deve essere credibile, cioè guardate il famoso gonnellino scozzese su cui, che è un po' la bandiera e l'emblema della scoticità, va bene? È un'invenzione dell'Ottocento, non è mai stato utilizzato prima. In questa storia del tartan il cui disegno indica il clan di appartenenza, una cosa che non sta in piedi, però venne costruita letterariamente bene anche da una serie di letterati, Walter Scott eccetera, e per cui la cosa, insomma, oggi se tu gliela dici a qualcuno ti guarda pure sbalordito, dice: no, ma che dici? Ho visto le stampe, erano stampe dell'Ottocento, disegni spesso di Gustave Doré, che è autore di fine Ottocento, e con delle xilografie si inventava improbabili tartan medievali. La cosa piglia, insomma, in qualche modo i simboli non possono essere patacche dichiarate, come la Padania e il Dio Po di Umberto Bossi. Non si può inventare del tutto una cosa. Bene, vediamo l'Europa. Allora, qual è l'inno europeo? Lo sapete? L'inno alla gioia di Beethoven. L'inno alla gioia di Beethoven. Il quale il povero Beethoven, quando l'ha scritto, pensava minimamente che il suo inno alla gioia... E perché c'entra l'inno alla gioia con l'inno all'Europa? La cosa divertente poi qual è? Che l'inno alla gioia ha le parole scritte da Schiller, che però non solo non si adattavano, ma malignamente si prestavano a una serie di battute, per cui abbiamo fatto un inno senza parole. Cioè abbiamo preso un pezzo musicale classico, precedente di due secoli, lo abbiamo promosso sul campo inno dell'Unione Europea,
cioè, gli abbiamo tolto le parole perché in Gesù, abbiamo fatto un concorso per dare le parole, che però è dal deserto, anche perché devi fare un inno in una cosa che sia traducibile nelle 27 lingue mantenendo una certa metrica e vabbè ti voglio. Allora per noi non ci pensiamo. Pensate per esempio alle monete, pensate alla bandiera, blu con il cerchio delle stelle. Ora a parte che le stelle quante sono? 12? 16? Gli stati sono 27, sì vabbè, ma noi possiamo fare tutte le stelle del firmamento, dai, le stelle sono tante, milioni e milioni, vabbè, ma insomma non esageriamo. E in realtà ricopia il modello originario della bandiera americana, non c'è alcuna ragione perché l'Europa debba essere dipinta come un cielo stellato con stelle d'oro, così, cioè, la verità è che non potevi fare un patchwork delle varie bandiere nazionali, insomma, veniva fuori coperta dalle d'Arlecchino improponibili. Pensate alle monete, voi l'avete visto gli euro? No, tu sei paraguayano, non c'è niente, voglio un europeo doc. Signori, venga qua. Vabbè, venga qua, venga qua. Questa è, diciamo, il giro che è sempre lo stesso, no? Il disegno dell'Europa che vedete non ha confini precisi perché verso la Russia sfuma, cioè non si sa come va a finire, della serie, cioè, mi ricorda tanto le scene dei film di Totò in cui Totò guarda e dice a quel modo, va bene, d'accordo. Poi c'è un ponte e di qui ci sarebbe un monumento. Che cosa è? Che monumento è? Lei ha fatto storia dell'arte? Beh, storia dell'arte che cosa le ricorda? Beh, quello che cos'è? È un portale di che tipo? Santo sembra classico, secondo me. Beh, neoclassico, su, quello è un portale romanico. Neoclassico, dove lo vedi neoclassico? Comunque diciamo, tendenza, quale che sia, è un portale neoclassico, romanico, di quale chiesa, di quale palazzo? Qualcuno in grado di identificare sulla banconota da 10 euro qual è il monumento da cui è tratto questo particolare? Ricco premio a chi azzecca. Vieni, vieni. Madonna, siete messi proprio male, chi? Che io sappia sono dei monumenti finti, tra virgolette. Finti, monumenti finti, ah. Beh, va bene, proviamo con un'altra banconota che. Siete un po' deboli in storia dell'arte. Questo monumento invece indica una porta di tipo medievale, direi sostanzialmente, sì. Di quale città? La città francese. Nessuno? A tu? Ehi, a te. Tu non mi devi scombinare il gioco, Allora, in realtà ha ragione lui. Sono monumenti inventati. Cioè sono elementi architettonici che richiamano un portale romanico, un acquedotto romano, un qualcosa che richiama lontanamente il Partenone senza esserlo. Ma scusate, ma l'Europa, che ha la stragrande maggioranza dei beni culturali architettonici del mondo, c'ha bisogno di inventarsi degli elementi architettonici in momenti che non esistono. Ma che logica ha? Perché sulle monete invece, se ci facete caso, i monumenti sono veri. Il Castello del Monte, per esempio, no? E cioè veramente, così via.
ma le monete divisionali sono coniate dai singoli stati nazionali, quindi ognuno ci mette quello che vuole. Sulla moneta cartacea di e non si poteva fare così, è cominciata la lite. E perché sulla banconota a 50 euro ci deve essere la porta di Brandeburgo piuttosto che il Colosseo? E perché sulla moneta da 500 euro chi ci mettiamo? La porta di Brandeburgo, che vuol dire che i tedeschi comandano in Europa? No, ci mettiamo il Partenone. E perché il Partenone e non il Colosseo? È iniziato uno scontro feroce a proposito di spirito nazionale che doveva essere superato. Come vedete, sin nei simboli l'Europa non esiste. È una costruzione totalmente artificiale che per di più ha un problema. Insomma, possiamo pure inventarci dei simboli artificiali. E vabbè, ci sta. Perché c'è una situazione, una tensione internazionale in nome della quale c'è un nemico, la Russia. Noi ci uniamo perché abbiamo paura, ci fate paura. Vabbè, in nome di quello tu ti inventi un'improbabile Unione Europea, in qualche modo raddoppi. Ma se è cambiato il quadro internazionale, se il contesto internazionale ormai è totalmente diverso, il tipo di tensioni, più che porsi come contrapposte all'Europa, attraversano l'Europa e agganciano singoli paesi, per cui non sono più tensioni che si pongono contro, ma sono tensioni che si pongono attraverso e quindi dividono l'Europa al suo interno. Cosa volete che funzionino? Simboli e discorsi, retoriche politiche di questo tipo. È ovvio che tutto questo non trova una corrispondenza istituzionale e vengono a galla una serie di linee di frattura mai suturate. Guarda caso qualcuno si accorge che l'Europa che si sta spaccando sull'euro è l'Europa che riproduce l'antica linea di divisione di Lutero. I paesi virtuosi sono i paesi della riforma protestante, che hanno avuto l'etica del capitalismo come la descrive Weber. I paesi, i pigs, sono i paesi cattolici, lassisti, della controriforma. In realtà non è proprio vero manco questo, perché l'Austria è cattolica, è stato il blocco dei cosiddetti, soprattutto i virtuosi non sono virtuosi, eh? Ma comunque, viceversa, cosa c'entra la Grecia con la dimensione cattolica? Al massimo mediterranea. E la Francia, che cos'è? È virtuosa o è un po' criticata, diciamo così? È un problema, perché la Francia sì è cattolica, ma è anche ugonotta, è anche legata un po'. E poi scusate, l'Europa l'abbiamo fatto fino a ieri sull'asse franco-tedesco, non che facciamo di nuovo la linea di divisione di Lutero. Cioè, guarda caso, rivengono fuori antiche. La Jugoslavia si è andata a fratturare esattamente lungo la linea che divideva l'impero ottomano dall'impero austro-ungarico. Guarda caso come le antiche linee di divisione della storia moderna europea rivengono fuori come se fossero state coperte da un lieve strato di vernice che sta venendo giù. Guarda caso viene fuori un modo totalmente opposto di intendere la politica monetaria. Ma perché ci sono interessi diversi? È ovvio, un debitore ha interesse a svalutare la moneta, perché svalutando la moneta svaluta il suo debito, i titoli di debito emessi nella sua moneta nazionale. Un creditore ha tutto l'interesse a che la moneta non sia svalutata per non svalutare il suo credito. La Germania, che è più creditrice verso il resto d'Europa, vuole una moneta forte anche per non svalutare il suo credito. Italia, Spagna, Grecia, Portogallo trarrebbero beneficio da una svalutazione della moneta.
Guarda caso quello che era prima la promessa locomotiva dell'Unione Europea è diventata soltanto la camicia di forza europea che tiene insieme gli europei, semplicemente perché non sappiamo come uscirne. Ma sono venute meno soprattutto le condizioni internazionali e le condizioni culturali. L'Europa è nata sul modello del capitalismo renano. Quello che invece si è affermato con l'ondata neoliberista è il modello anglo-americano di capitalismo, che è ben altra storia, ben altra filosofia. L'Europa si è costruita in larga parte, per riflesso del capitalismo renano, intorno al modello del welfare. Gli Stati Uniti hanno un welfare molto più recente, molto più fragile, molto più rapidamente liquidato. Ci sono tutta una serie di condizioni ambientali che hanno liquidato. Non ha torto la J.P. Morgan quando dice sì, però l'Europa non va bene per una cosa, perché ha troppe costituzioni antifasciste. E per costituzioni antifasciste che cosa intende? Intende quelle costituzioni come quella italiana, quella francese, quella tedesca, venute fuori dopo la guerra, che avendo identificato nella fragilità di consenso popolare ai regimi liberali la principale ragione dell'urto fascista che ha travolto i regimi liberali, ha tentato di costruire democrazie solide sulla base di un consenso popolare garantito da una politica di diritti e di redistribuzione della ricchezza. Gli americani, che questo problema non ce l'hanno avuto mai, oggi ti dicono: vabbè, il fascismo non c'è più, cosa ve ne fate di tutti questi diritti e soprattutto di questo prelievo fiscale che redistribuisce la ricchezza? Non serve più redistribuire, anzi, bisogna centralizzarla. Ma questo è la liquidazione di quelle costituzioni antifasciste che hanno costruito la stessa idea di Europa. Ecco perché, guardate che le condizioni sociali, culturali, politiche, economiche che hanno presieduto alla nascita del disegno europeo non scende. Tutto quello che è rimasto è questa alleanza fra le burocrazie nazionali e le loro diplomazie e la tecnostruttura europea e il suo management, a cui l'anima federalista del compianto Spinelli fa da frontespizio, che in qualche modo nobilita il pacchetto. Ecco perché io sostengo, guardate, stanno venendo al nodo alcune cose, sta venendo al nodo, al pettine, il nodo dell'assenza della lingua. Senza la lingua non c'è comune, non c'è opinione pubblica. Ci sarà l'opinione pubblica francese, inglese, tedesca, spagnola, ma non c'è un'opinione pubblica europea. Se non accendi la televisione e non senti lo stesso notiziario nella stessa lingua a Berlino, a Madrid, a Lisbona, a Parigi e a Milano, non c'è opinione pubblica europea. Se non c'è la lingua veicolare europea, non c'è identità europea. Sta venendo a galla il fatto che l'appartenenza a NATO avrebbe avuto senso fino a quando c'è stata l'Unione Sovietica. Ma finito il nemico, che cos'è? È semplicemente una satellizzazione dell'Europa rispetto agli Stati Uniti. Bisognerebbe uscire dalla NATO e per avere una soggettività europea. Tu stai nella NATO, per cui tanti nanerottoli, non l'Europa, ma i tanti nanerottoli europei sono alleati degli Stati Uniti, da cui prendono regolarmente indicazioni. Ora, è questa l'Europa che può avere successo? No, questa è un cadavere che noi continuiamo a tenere per accanimento terapeutico sotto respiratore artificiale, ormai c'è elettroencefalogramma, non c'è più niente da fare, e però noi quel respiratore non lo vogliamo staccare, non sappiamo cosa fare. Per cui questa è un'ipotesi definitivamente battuta e fallita, però non abbiamo il coraggio di dircelo. E non sempre la sconfitta di un disegno, la percezione di questa sconfitta, sono entità coeve.
Guardate, la rivoluzione russa, il progetto della rivoluzione internazionale di Lenin, è sconfitto definitivamente nell'ottobre del 23, ma ci vorranno almeno altri 10 anni perché cominci ad esserci una coscienza non dichiarata, non confessata, del prendere atto di quella sconfitta. Poi la cosa man mano verrà rimossa nel tempo e a un certo punto nessuno parlerà più di rivoluzione internazionale, eccetera, ma questo già da tempo ormai erano i fatti, tacitamente. Noi siamo nella fase in cui i più avvertiti prendono atto di questa situazione ma non hanno il coraggio di dirlo. Ormai questo progetto, il progetto dell'Unione Europea, è fallito. Il progetto di Spinelli, eccetera, è stato un sogno che non so quanta realtà avesse già dall'inizio, ma forse sì. Si può fare altro, sicuramente, non è detto che il ritorno debba essere agli stati nazionali, state attenti, come vi ho detto prima, le unità geopolitiche non sono dati naturali, si possono ripensare, ad esempio una strada può essere quella di un'Europa, di Europe più piccole ma più omogenee, per esempio l'Europa latina o l'Europa mediterranea o l'Europa del nord, e in qualche modo si può pensare a forme istituzionali diverse, di disegni, diciamo, geopolitici diversi. Non è detto che debba essere quello che è, oppure si ritorna agli stati nazionali, non è detto. La storia ha una sua evoluzione che cambia anche i disegni dei confini nazionali e sovranazionali. Quello che invece io ritengo vada preso atto è la sconfitta sostanziale non solo del disegno federalista, ma a questo punto anche di quello confederale e di quello istituzionale, perché intorno all'euro non riuscirai a costruire nulla di diverso di quello che c'è e correrai il rischio molto concreto del collasso della moneta. Noi potremmo trovarci da un momento all'altro con un'Unione Europea che si disintegra per i fatti suoi, perché nessuno ha pensato di dichiararne la morte, ma questo non significa che col respiratore artificiale puoi andare avanti oltre un certo limite di tempo. Il problema è prendere atto storicamente degli studenti di storia. Beh, la prima cosa che lo storico deve imparare è a capire il proprio tempo. Se non capisci il proprio tempo, figurati se capisci i tempi precedenti. Su. Se lo storico è uno studioso del tempo, la prima cosa che deve capire è il tempo in cui vive. E il tempo in cui viviamo ci dice: questo ormai è un disegno che è finito nel cassetto della storia. Va bene, ci sono domande? Che ora abbiamo fatto? Come? 5? Anzi, non va. Pareva stato 5. Vabbè. Allora. Ha detto che praticamente questa idea di Europa di adesso è nata soprattutto anche grazie alla paura, diciamo, del mondo sovietico. In quel momento. E non è possibile che da questi anni, comunque negli ultimi anni in avanti, si stia andando a creare un fenomeno simile, cioè una specie di paura, di sindrome dell'accerchiamento, da cui poi un'idea magari in questa allora, potrebbe riuscire. Il problema è: c'è un nuovo nemico che ci ridà unità? Ragioniamo un attimo. Chi è questo nemico? L'ISIS? E però la Cina è il nemico di alcuni ma l'alleato di altri, e così la Russia, e così gli Stati Uniti, e così il Brasile, e così i paesi arabi. Il guaio è appunto che noi non abbiamo più una linea che si contrappone omogeneamente all'insieme europeo, ma abbiamo una linea che attraversa il mondo europeo, dividendo gli amici dai nemici di quel singolo paese. La minaccia cinese lo sarà per alcuni, ma non per altri. Andatelo a dire a Prodi,
che probabilmente è il maggior riferimento della lobby filocinese in Europa. Quando nel 2011, novembre 2011, stavamo sprofondando per via dello spread, non solo Prodi ma anche altri si scatenarono ad andare dai cinesi a dire col cappello in mano: comprati un po' di debito italiano che è buono, dai, che ci dai una mano. Tu vuoi che quelli vedano la Cina come nemico? La Cina che si sta comprando mezza Italia, mezza economia reale italiana, è un nemico o è un amico? No, ma non intendevo proprio la Cina, c'è la Costituzione proprio di questi blocchi, perché da una parte c'è l'America, da un'altra parte c'è la Germania. Ci sono blocchi. C'è il blocco americano, ma attenzione, l'eventuale intesa fra Germania, Russia e Cina, su cui ho scritto anche io sul numero di Limes uscito ad agosto, è un'intesa transitoria e limitata, primo perché la Cina culturalmente non ha la cultura dei blocchi, ha la cultura dei rapporti, delle relazioni bilaterali, e non ha la cultura del blocco stabile, ma dell'alleanza di volta in volta con questo e con quello, proprio storicamente la loro cultura. Perché i russi attualmente sono alleati dei cinesi, però non dimenticate che c'è un contenzioso in prospettiva molto pericoloso, che è quello dell'invasione cinese nella regione di Vladivostok e nella zona che va verso la Yakuzia, eccetera, dove ormai i cinesi sono prevalenti rispetto alla popolazione russa, anche perché i russi hanno tassi di natalità ormai negativi e diminuiscono, e in scarsi 180 milioni occupano una territorio sterminato, quindi sono diluiti, mentre invece i cinesi hanno un surplus di sangue fresco con cui invadono, e questo è un problema che i russi sanno di avere. Forse i tedeschi potrebbero avere più interesse a un blocco del genere, ma chi glielo va a dire agli amici della NATO? Dovrebbero avere il coraggio, prima ancora di uscire dall'Europa, di uscire dalla NATO. Chi glielo dà a Frau Merkel? Il coraggio di uscire dalla NATO? Beh, magari non è ancora il coraggio di uscire dalla NATO, proprio nella situazione in cui è l'Ucraina, si vede che anche per una certa paura magari che la Russia tagliasse di quello. Sì, però stai attento, sì, ma non hai ancora visto l'inverno. Tu non hai ancora visto la stagione dell'anno in cui c'è bisogno del gas. E se vuoi sostituire quel gas lo devi pagare in moneta ballante e sonante, il petrolio, che costa molto di più. Come facciamo ad applicare le sanzioni alla Russia? Ma guarda, non sto parlando di niente, sto parlando del prossimo mese, primo. Secondo, sì, è vero, adesso c'è questo momento di contrapposizione, ma quali e quanti sono i blocchi di interesse tedeschi, a cominciare da finanzieri e industriali, che hanno interesse a lavoro in Russia? No, io sto dicendo che è una contrapposizione tra Russia e Europa, perché proprio su questa cosa delle sanzioni, anche se magari e allora come viene fuori il blocco europeo rispetto agli altri, se tu stesso mi dici che a quanto pare sta storia delle sanzioni molto più transitoria e momentanea? Non puoi far parte del blocco, fare un blocco con i russi e i cinesi e poi stare in Europa e nella NATO. Questi sono giochini che puoi fare fino a quando non ci sono i blocchi, fino a quando c'è una relativa indipendenza reciproca. Ecco perché questo non fa nascere un'Europa unita. O no? Dimmi. Il progetto Erasmus ha, secondo lei, in qualche maniera aiutato, anche se in maniera larvale, alla formazione di una debole identità europea? No? Il fatto che uno studente possa andare a studiare in altre università? Scusa, mi permetto, ma solo la mentalità. Il progetto Erasmus. Senti, il progetto Erasmus ha avuto come massimo risultato una serie
notevole, nutrita serie di flirt transnazionali fra ragazzi e ragazze di paesi diversi, che ci riempie di gioia, ci rallegra, ma siamo seri, su, è una cosa così minima. Quanti sono gli studenti che hanno fatto il progetto Erasmus? Solo posso dirti una cosa, io ho fatto Erasmus. E sono 4 mesi che sono bloccato nella burocrazia perché non funziona. Tra l'altro. Perché poi in Italia sono completamente diversi da come funziona là. E qui ti rispondono, problemi tuoi, chiama in Spagna e paf. Cioè, arrangia tutto, non c'è niente di europeo in tutto questo. Anzi. Ma questo è un di più, cioè è la disfunzione della burocrazia italiana, che è un di più. Ma tu, col progetto Erasmus, quanto tempo dovresti stare in Spagna? E dai 6 a 9 mesi. Ah. E ti pare che in 6-9 mesi si modifica l'identità nazionale di una persona? Al massimo si crea una... Ti piace la sangria, vero? No, no, no. Le spagnole, devo dire che sono belle, eh? Questo ottieni. Però la pubblicità sembrava diversa. E tu credi alla pubblicità, credi no. Anche alla Befana, a Babbo Natale, e posso, non siamo seri. Allora, ma l'unità europea, anche dal punto di vista economico, non risulta fondamentale, cioè perché lei diceva, già gli stati, gli stati europei hanno poca incidenza, sì. Se dovesse ritornare agli stati nazionali, già l'Europa ha poca incidenza così, non sarebbe una cosa di meno, cioè l'Italia certo. Da sola. Però dice Immanuel Kant, avere 100 euro e pensare di avere 100 euro non è la stessa cosa. Noi potremmo anche sognare di contare di più come Europa, ma se non siamo capaci di stare insieme o ci sono condizioni di questo tipo, non è perché conteremmo di più stando insieme. Si sgrega. Quindi non è... Sì, hai ragione. E con ciò ti pare questo un motivo che riesca a superare? Fino a un certo punto sì, è un magnete, ma è un magnete che funziona, che ha una forza limitata, non è solo questo, perché poi i tedeschi cominciano a ragionare, beh, che vuoi sapere che c'è? Che noi da soli ce la caviamo meglio che con voi. Questo è un problema di voi italiani che contate meno, è un problema di voi spagnoli, di voi greci. Noi tedeschi ce la caviamo da soli anche meno. Scattano questi ragionamenti, stai attento. Questo è il ragionamento del debole, non è il ragionamento di quello che si sente forte. I tedeschi non riuscirete mai a cambiarli, sono fatti in quel modo. O no? D'altronde, se vi si chiama trucchi, un motivo ci sarà. La domanda dell'altra volta che non hai risposto, che mi rispondeva oggi. Va bene, solo per capire, lei dice che l'Europa è un cadavere che già è morto ma non si rende conto di esserlo, no? Che fa di tutto per non metterlo. E attaccandomi ai movimenti indipendentisti come i leghisti o in Catalogna. Quello è un ulteriore segnale della morte dell'Europa. Ma quando si sente parlare uno come Salvini al Parlamento Europeo, questi dicono piuttosto che la destra, cioè che dare potere a questi. Cioè che poi la rottura dell'Europa, dare poi il via a questi poteri locali, cioè un disvelo. Il problema c'è, non è che non c'è. E sicuramente questa è una tendenza disgregatrice ancora più forte, però chiediti il perché fino a 10 anni fa, ma che dico fino a 5 anni fa, le elezioni europee segnalavano la nascita dei primi movimenti euroscettici, i veri finlandesi, l'UKIP in Inghilterra, qualcosina il Front Nazionale in Francia, che peraltro non si era ancora così dichiarato antieuropeo. Tutti insieme non raggiungevano il 10% del Parlamento europeo. Oggi tu hai un'ondata antieuropea, euroscettica, che riguarda il 31%. E chiediti il perché. Sta franando, sta venendo fuori dagli europei. Il fatto di queste micronazionalità, che io considero una sciagura,
Perché sai, fino a quando me lo dici, bah, dei catalani, dei baschi, c'è tutta una storia che ti dà ragione, posso addirittura capirlo degli scozzesi, un po' perché mi sta simpatico Sean Connery, un po' perché apprezzo molto i loro whisky, fanno un whisky veramente buono, ma già se me lo dici dei corsi, che al massimo quello che producono è la mafia, per la produzione della Corsica la mafia. Siamo seri, che tu mi fai un'Europa di città libere, staterelli, ducati, cioè torni al Medioevo. E però attenzione, questo è il capolavoro che hai fatto delegittimando l'idea di nazionalità. Perché bene o male l'equilibrio fra minoranze nazionali e stati nazionali si era creato. Dopo la guerra, con questo capolavoro di delegittimare la nazione come ormai un criterio di identità superato, non più proponibile, il risultato è che ti nascono le piccole patrie. Ti dovessi credere, no, gli scozzesi mi stanno simpatici per le ragioni sumentolate, ma ti dovessi credere che le ragioni del loro separatismo sono veramente così nobili e culturali, o che c'è un'oppressione inglese sulla Scozia? Ma quando mai? E che quelli hanno il petrolio del nord che stanno pensando di utilizzarsi da soli. Quegli altri, cioè, tu pensa, per esempio, se noi ammettiamo questo principio del cavolo, per cui ognuno si alza la mattina e si separa, chiede il referendum, e allora a un certo punto noi cominciamo a realizzare, senti, qui c'è un debito pubblico dello Stato italiano ormai non più pagabile, che ci stroppia di tasse. Sai che facciamo? Proclamiamo l'indipendenza della Brianza e che il debito se lo paghi in due. Guarda che non è detto che, richiamo io dopo, non è detto che i motivi debbano essere positivi, possono esserci motivi anche negativi. Posso trovare non più economicamente conveniente appartenire a una determinata compagine statale, capisci? Allora, questo è il capolavoro che hai combinato delegittimando la categoria politica di nazione. Per cui, giustamente, se tutto diventa una opportunità economica, un interesse economico, quelli hanno il petrolio nel Mare del Nord, quegli altri hanno il Partenone, quegli altri pensano di non pagarle il debito pubblico. L'esito è quello, certo, ma quello non è, è uno dei sintomi della malattia d'Europa. Allora, che dobbiamo fare? Beh, l'ultima eventualmente, poi sono stanco. Dimmi. Le sinistre attuali dell'Unione Europea che sono... Ma quali sono? Cioè, sia... Allora, c'è quello che si chiama centro-sinistra, quindi socialisti europei, quella UE, che vivono... in parte ancora nel linaggio del federalismo europeo. Ma no, guarda, non ci crede più nessuno. Non ci neanche loro. È finta di credere. È finta. Cioè Barbara Spinelli non crede più nel federalismo. Quello che pensa Barbara Spinelli non ha nessun rilievo. Il ruolo storico di Barbara Spinelli è stato di mettere più o meno in lingua italiana le scemenze che diceva il suo compagno che era Padoa-Schioppa. Punto. Basta. Cioè, allora, dimmi, una sinistra è limitazione interna, cioè con riforme di quello che è il potere economico della burocrazia europea, non potrebbe portare a una limitazione di interessi economici finanziari? Ma chi lo fa questo discorso? Allora, il cosiddetto centro-sinistra è totalmente interno al mondo finanziario. La SPD, Renzi, l'hai guardato bene in faccia, ecco, bravo. Ti sembra uno che possa fare? Ecco, parliamo di quello che rimane la sinistra di Tsipras, vuoi dire tu, che è una sinistra timidissima quando va bene e Podemos, e stai parlando di una cosa che è il 6% in Spagna, quindi sai, nel contesto europeo stai parlando di una piuma. Tsipras mi sta pure simpatico, ma non ha nemmeno il coraggio di dire poniamo il problema di se la Grecia deve restare nell'euro o no. Mi sa anche simpatico l'uomo, ma
non vedo in questa una sinistra, vedo dei balbettii, vedo del malessere, ma non vedo una decisione politica. Non vedo di seguito. Vabbè, ragazzi.